portato i pennelli e torno subito. Ta-da! Una bella pulita. Molto meglio adesso, eh? Ah, ma che disastro! Voi bambini sì che sapete come creare disordine. Rimettiamo a posto! Mettiamo questi ovetti dentro a quello grande e saremo pronte per la caccia alle uova. Al tre! Uffa! Ma vi avevo appena lavati! Uno! C'è troppo disordine qui! Due! Glow Pixie! Aiuto! Ormai dovremmo aspettarcelo! Sembra che Charlie abbia bisogno di noi! Dobbiamo liberarci! Avanti, Glow Pixie! Dobbiamo andare! Fiorita! Fiorita! È come se le uova e la vernice si fossero mescolate formando una colla! Ci siamo! Preso! Caccia o non caccia, ho trovato le uova! Questa stanza è un vero disastro! Volevo organizzare una caccia alle uova, ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi. Sta tranquilla, so come risolvere il problema. Con i bambini. Altre uova, eh? Aspetta, ho avuto un'idea. Portale lieto cuore, apriti! Gigi, Siena, bendate i bambini, per favore. E anche Charlie. Ok, la grande caccia può avere inizio. Prendete un cestino e trovate tutte le uova! Teo, no! Potrei farci l'abitudine! Ok, bambini! Io adesso vado a danza! Comportatevi bene, ok? Stanno bene, Charlie. Sta tranquilla. Ciao, bambini. Ciao, Glow Pixie. Ciao. E ora si balla.
Sì, infiammano ogni festa! Adesso balliamo tutti insieme, dai! Battiamo le mani al ritmo! Un bel ballo bellissimissimo! Gigi, ho ristretto i bambini! Cosa facciamo? Jerry tornerà dalla lezione di danza a breve! Non temete! Li riporteremo alla normalità in un battibaleno! Oh, quando avremo scoperto dove sono finiti! Bambini! 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 Devono essere da qualche parte! Si mette male! Charlie sarà qui a momenti! Bambini? Bambini? Pixie, calmiamoci un attimo! Forse ci serve un piano! Hai ragione! Ma quale? Non mi viene in mente nulla! Qualcuno? Aiuto! Non ora, Gordon! Dobbiamo trovare i bambini! Credo che Gordon sappia dove siano! Gordon stava solo tentando di dircelo! Gordon, sei un vero tesoro! Ehi, bambini! Sono tornata! Dobbiamo rimediare! Subito! Ma che cosa succede qui? Niente! Bene, semplice festicciola! Giusto, bambini? Qui, dolce Teo. Oh, ci sei stata di grande aiuto, principessa Ellie. Già, qualche centimetro di altezza in più fa davvero comodo. Mega Tilly! Ci sono! Vuoi essere più alta anche tu, vero? Come la principessa! Ma sei già perfetta così come sei! La principessa Ellie è alta solo perché è una principessa magica! Ok, ok! Non piangere! Forse ho un'idea! Tanto Charlie non c'è! Tilly cresce! Oh!
Questo è un grosso problema. Niente paura, spezzerò l'incantesimo con un altro bacio. Ok, Tilly, è ora di tornare alla normalità. Metti un attimo giù quei biscotti e... Tilly, no! Che diventasse così alta, non riesco a invertire il processo. Beh, dobbiamo rimpicciolirla in qualche modo. Beh, peccato che tu non voglia tornare normale, Tilly, perché qui stiamo facendo una piccola festicciola tutti insieme. Abbiamo la torta e ho comprato un libro nuovo di zecca da leggere. Sarebbe bello se ti unissi a noi, Tilly. Credo che adoreresti questo libro. Un po' di torta. Chi vuol giocare a Glam Spa? Go! Cosa c'è, Tilly? Vuoi giocare a qualcos'altro? Va bene, giochiamo a questo. Posso creare una navicella spaziale in un attimo. Pensate? Ok, ok. Cosa mi dici, Teo? A che cosa vorresti giocare? Una favola! Oh, è un'ottima idea, Teo! Va bene, non piangete! Sentite, sono certa che questa camera sia grande abbastanza per tre giochi diversi! Davvero! Ne sono sicurissima! Carta, forbice, sasso! Carta, forbice, sasso! Tilly, fa attenzione! Carta, forbice, sasso! Vincitrice è Sienna! Dai, Lulu, non essere rispettosa! Quindi, come dolce, mangeremo i biscotti! Sì, biscotti! Aspetta, pensavo che volesse i cupcake! Non importa! No. È che mi piace tantissimo carta, forbici e sasso! Tira! Go, Pixie! Aiuto! Pare che i biscotti debbano attendere! Vogliono giocare a tre giochi diversi! È un pasticcio! Gordon, mettilo giù! Avremo bisogno di una magia di alto livello stavolta! Forza, Pixie! Bambini, credo ci sia un modo per giocare tutti quanti insieme, ma prima... Avremo bisogno di alcuni costumi!
una volta tre piccoli bambini spaziali. E sebbene fossero tutti molto diversi tra loro, si divertivano sempre un mondo insieme. Un giorno terrificanti cani spaziali tentò di rubare il loro pettine magico. Gordon, no! Mettilo giù! Beh, missione compiuta, direi! E vissero per sempre felici e contenti! Pixie, avete mica detto che a voi serve il nostro aiuto? Ciao! Chi è quel tesorino lì? La principessa Ellie! È per lei che ci serve aiuto! Proprio così! Anche la principessa vive nel luccicabosco, ma stanotte c'è stata una bufera! Quindi ci sono rami ovunque! È un disastro! Speravamo che Ellie potesse giocare qui con te e i bambini mentre noi andiamo a dare una pulita. Certo! Cosa ne dite? Ci divertiremo! Forza, principessa Ellie! Qui ci sono le sue cose: il ciuccio, la sua tazzina e il piattino. Grazie, Charlie! Torneremo presto! Forza, Ellie! Giochiamo! Rivelato che qualcuno ama le fragole. Una per Tilly e a te, Lulu. Tranquillo, Teo, ce n'è anche per te. Oh, oh, Tilly! Non preoccuparti, la trovo io. Ah-ha, presa! Ecco qua, Tilly. Ok, ok. Tu prendi questa qui e ne prenderò un'altra anche per Ellie. Sei gentile a condividere, Tilly. Immagino sia stata colpa mia. Tilly, non si lancia il cibo. Ehi, Glopixie. Ellie si è divertita un mondo oggi. Oh no, è ora di tornare a casa, Ellie.
Non piangere, principessa. Puoi tornare qui a giocare quando vuoi. Adesso andiamo a salutare i bambini. Avete visto, vero? Ellie è mica cresciuta. Dolcetto scherzetto. Wow, belle maschere! Visto, bambini? Non temete, siamo noi! Guardate, siamo Sammy Shimmer, Sienna Sparkles e Gigi Glimmer. E chi c'è qui? La principessa Ellie! E ora andiamo a travestirci! Yuppie! Perché non facciamo a turno? Dato che la principessa Ellie è l'ospite, indosserà lei il tutù per prima. Bello! C'erano una volta in città tre piccoli fanciullini. Un bel giorno, ormai divenuti adulti, diedero un bacio di addio alla loro madre e partirono alla volta del mondo. Ognuno dei tre fratelli costruì la sua casa. Il primo dei tre porcellini costruì la sua casa con delle coperte perché fosse sempre comoda e confortevole.
La seconda porcellina costruì la sua casa con i cuscini del divano per poterci saltare sopra e divertirsi tutto il giorno. La terza porcellina costruì la sua casa con dei mattoncini. Anche se la terza porcellina impiegò molto tempo per finire la sua casa, era certa che sarebbe valsa la pena di tanto lavoro. Chi è là? Chiese il piccolo Teo. Oh no! Era lo scuro cagnolino! Porcellino, porcellino, apri! Abbaiò il cane. Assolutamente no, nemmeno per sogno! Disse il porcellino. Allora abbaierò ancora e ancora finché la tua casetta non crollerà! Il cagnolino abbaiò ancora e ancora spazzando via tutte le coperte che formavano la casetta. Ma quando lo scuro cagnolino cercò Teo in quel groviglio di coperte, notò che il porcellino era sparito. Porcellina, porcellina, fammi entrare, abbaiò il cagnolino. Assolutamente no, nemmeno per sogno, disse la piccola Lulu. Allora abbaierò ancora e ancora, finché la tua casetta non crollerà in pezzi. Il cagnolino abbaiò e abbaiò, facendo crollare giù per terra la casa di cuscini di Lulu. Ma quando lo scuro cagnolino cercò Lulu e Teo nel mucchio di cuscini, notò che i porcellini erano spariti. Porcellina, porcellina, apri la porta, abbaiò il cane. Assolutamente no, nemmeno per sogno, disse la piccola Tilly. Allora abbaierò ancora e ancora finché la tua casetta non crollerà giù. Ma Tilly aveva costruito una casa molto, molto resistente. Non tornò mai più a disturbare i tre porcellini. E la terza porcellina era molto astuta. Mi ricorda qualcuno. Ma in questo momento non mi viene in mente chi. Oh, è stata proprio una bella fiaba però, vero? Vi è piaciuta, bambini? Vieni qui! Chi è il cucciolo più bello? Voi siete i bambini più pestiferi della storia dei bambini! Belle capigliature però, bambini. Cosa? Forza, bambini, è ora di iniziare a prepararvi per andare a letto. Bambini, stasera avrò degli aiutanti speciali. Ta-da! L'Eglo Pixie! Sono qui per aiutarmi con i quattro passi della buonanotte. Huh? Ma Charlie, quali sono i quattro passi della buonanotte? Oh, grazie per avermelo chiesto, Sienna. Sono i quattro passi. Ecco di cosa parlo. Tutte le sere facciamo bagno, denti, libro e nanna. Tutte le sere facciamo bagno, denti, libro e nanna. Il primissimo passo in cui sono un asso. Dovete fidarti, sarà uno spasso. Filo ben giocato, il viso sporcato e persino i capelli. Da bravi monelli.
Adesso indoccia a fare bisboccia e di sporcizia non vi sarà traccia. Sono i quattro passi, ecco di cosa parla. Tutte le sere fanno bagno, denti, libro e nanna. Fai con calma, non ti affaticare. Ben fatto, hai ben indovinato. È ora di lavare quei bei denti da parte a parte. Che siano splendenti, un'opera d'arte. Sono i quattro passi, ecco di cosa parla. Tutte le sere fanno bagno, denti, libro e nanna. Guarda che buon libro, uno anche più. Tutti insieme a leggere, qua giù, giù, giù. Sono i quattro passi, ecco di cosa parla. Tutte le sere fanno bagno, denti, libro e nanna. E il coniglietto balzò nella foresta incantata. Fine. Adesso siamo pronti per l'ultimo passo, bambini. La nanna. Sono i quattro passi. Ecco di cosa parla. Tutte le sere fanno bagno, denti, libro e...